Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un video diverso dal solito. Infatti in questo video parleremo di una teoria molto interessante che ho elaborato in seguito ad alcune cose che ho visto nell'anime di Dragon Ball Super. Ovviamente ragazzi, il video contiene degli spoiler e tutto ciò che dico è una semplice opinione personale, una teoria elaborata da me che non è stata presa da nessun'altra parte. Comunque ragazzi, detto questo, spero che il video vi piaccia, buona visione. Già sappiamo che Goku sbloccherà una nuova forma in Dragon Ball Super, sappiamo che avverrà nello speciale, ma non sappiamo né come e né in che circostanze. Secondo me, la Toei ha lasciato degli indizi nell'episodio 104, dove Toppo dice che non esistono più malvagi ed eroi, e che conta solo la sopravvivenza. Cosa significa ciò? Secondo me, Toppo farà danno, ovvero, pur di sopravvivere, ucciderà qualcuno caro a Goku, e chi c'è di più caro se non suo figlio Gohan? A darci un indizio pure l'ending nuova, dove vediamo Goku e Gohan pronti ad affrontare i Pride Troopers restanti, ovvero Jiren, Toppo e Dispo, con tutti gli altri sconfitti che guardano, anche se sappiamo che sono eliminati. Magari Toppo, nello scontro finale, ucciderà per sbaglio Gohan per cercare di non essere sconfitto. Ovviamente Toppo verrà squalificato e Goku si arrabbierà e sbloccherà questa nuova forma che sembra miscelare Super Saiyan Blue e Super Saiyan God, assimilandoli in un certo modo nella forma base. Questo si presume pure dalle due aure che abbiamo visto in entrambi i poster. Qui Goku affronterà Jiren e, probabilmente, anche Dispo nello speciale di un'ora che andrà in onda l'8 ottobre 2017. E non si sa cosa succederà. Quali sono i pro di questa teoria? Beh, prima di tutto, si darebbe un aspetto ancora più drammatico alla saga, facendo capire il significato della morte, anche se non è permanente come in altri anime. Come seconda cosa, il power-up non sarebbe dato a caso, come molti temono, ma sarà dato in un modo razionale, con un metodo che ha funzionato tante volte in passato. Ed inoltre permetterebbe a Goku di raggiungere Jiren, dato che come tutti sappiamo non è allo stesso livello, o perlomeno così ci hanno fatto intendere. L'idea della trasformazione per rabbia sta tanto di minestra riscaldata, infatti sarebbe migliore, secondo me, che Goku sblocchi questa nuova forma per necessità, non per rabbia, anche se mi sembra un po' una cosa improbabile. Il concept della trasformazione non sa come trasformazione per rabbia, ma come trasformazione calma. Infatti nella foto Goku sembra calmo e non tanto arrabbiato, ma vedremo in futuro cosa ci riserva la Toei. Allora ragazzi, per questa teoria è tutto, spero di cuore che vi sia piaciuta, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se volete fatemi delle domande con l'hashtag AskFeraz o FuckFeraz per un blog che farò in seguito. Trovate tutti i canali vari in descrizione, canali di The Idols, canali amici, entrate nel mio gruppo Telegram e nel mio gruppo Discord se vi va, condividete il video, iscrivetevi e commentate e lasciate mi piace ovviamente, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!